i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di LCN Sport, di Diario 1912, la calcio, l'ecco day by day. Giovedì 31 agosto 2023, chiaramente questo è un risveglio dolce, dolce, dolce per tutti voi, tanti tifosi blucelesti che ogni giorno vi connettete durante la colazione, ci ascoltate, anche durante insomma il viaggio verso il lavoro, di sera magari avete voglia di sentire quelle che sono insomma le notizie del primo mattino, che comunque magari possono essere ancora attuali alla sera. Difficile di questi tempi, decisamente difficile, perché le giornate sono lunghe, sono convulse, sono strapiene di notizie, di aggiornamenti, di novità, in questo momento su tanti fronti a dirla tutta, perché sono piene di novità chiaramente sul fronte della giustizia amministrativa, sono piene di novità sul fronte del calciomercato, sono piene di novità sul fronte anche degli abbonamenti, fortunatamente, ma anche dello svolgimento dei lavori allo stadio Rigamonti-Ceppi e compagnia. Quindi ecco che veramente abbiamo sempre tante cose da dirvi e ci prendiamo magari anche un po' più di tempo di quello che sarebbe giusto prenderci per essere concreti il giusto. Allora andiamo molto molto rapidi. Chiaramente la notizia di giornata di ieri ovviamente è stata quella arrivata intorno alle 11:30. Avevamo dato questo target tarda mattinata, primo pomeriggio, e effettivamente poi è stata bene o male un orario perfetto, è stato, perché 11:30, ecco insomma, è poco prima di mezzogiorno, e mezzogiorno e 01 è già primo pomeriggio, formalità alla mano, e chiaramente anche tarda mattinata, 11:30 all'incirca, iniziano insomma a impazzare un po' i telefoni, iniziano ad arrivare messaggi, è uscita sentenza, uscita, corsa velocissima al computer, perché proprio per quel minuto non stavamo aggiornando la pagina. Effettivamente sentenza chiara, precisa, concreta, anzi già anche pubblicata con tutte le motivazioni che quindi non lasciano spazio a ulteriori interpretazioni. Sono sincero, partiamo dall'esito: ricorso della Regina e del Perugia respinti, ricorso del Foggia che invece è stato giudicato come inammissibile. Sono cose diverse, ovviamente sono tutti stati motivati questi tutti i rigetti, comunque poi andando nel concreto sono stati tutti confermati i principi che lo stesso TAR del Lazio aveva dato, le linee guida che aveva dato il TAR del Lazio e che sono state seguite praticamente nella loro totalità anche dal Consiglio di Stato. Ci sono veramente tante comunanze, tante assonanze che abbiamo ovviamente studiato, analizzato e via dicendo. Di fatto non ve la facciamo troppo lunga, le trovate tutte le pagine, tutte le 18 pagine le trovate tutte su LCN Sport, ci sono tutte, quelle del caso Perugia in realtà, perché poi ecco quello del Foggia chiaramente si andava a innestare insieme a quello del Perugia e si affiancavano insomma la questione poi è stata risolta con rigetto del ricorso della società Umbra. Il punto ovviamente importante anche quello del 25, il primo motivo di appello è infondato perché tutta la complessa ricostruzione dell'appellante non tiene conto di un dato pacifico, che solo il 18 giugno 2023 al termine della partita disputata col Foggia Lecco acquisiva il titolo per partecipare al campionato di Serie B 2023-2024. Poi anche il punto 24.1, che vi fosse l'inesigibilità di altro comportamento da parte dell'Eco Calcio, affermazione su cui si fonda la decisione del primo giudice che è ampiamente condivisa dal collegio. Per questo vi dico che c'è stata una linea di continuità tra TAR del Lazio e il Consiglio di Stato, ma era quello che onestamente
veramente noi ci aspettavamo, le conclusioni su cui è giunto il primo giudice, quindi parla di Arzillo, resistono saldamente alle critiche che si leggono nell'atto di appello, in particolare laddove in modo del tutto condivisibile il TAR osserva e qui insomma va a recuperare la sentenza ben articolata del TAR. Tutti quelli che dicevano sì, ma quello che dice il TAR non vale al Consiglio di Stato perché viene tutto ripreso da zero, non è vero. Come vi avevamo detto ieri, quello che dice il TAR del Lazio è linea guida da smontare, non è che si prende una sentenza e si butta via, si va in appello rispetto a quello che è stato deciso, ok? Quando ieri vi dicevamo la fanno un po' troppo facile, ormai la questione della perentorietà è assodata, anzi ormai è stata superata, noi oggi vi abbiamo salutato scrivendo sì, è vero, la questione della perentorietà è assodata, il Lecco l'ha sempre ammesso di aver bucato il termine perentorio, di averlo violato, sì, ma era un termine inesigibile, il termine travolto, questo era il termine utilizzato dal TAR del Lazio, perché quello del 15 era inesigibile, quindi il termine primo, quello del 20 che è legato al 15 viene travolto. Di fatto il Lecco, secondo quello che sarebbe stato giusto fare, avrebbe dovuto avere un primo termine 9 giorni dopo l'aver ottenuto la categoria e un secondo termine ulteriori 5 giorni dopo, ci capiamo? E tra l'altro avrebbe fatto in tempo, perché gli ultimi documenti sono stati depositati sul portale della FGC sezione Lega Serie B già il 23. E questo fattore da tutti ovviamente coloro che ci hanno contrastato è stato preso come una violazione. In realtà stringi il Lecco ha fatto tutto in tempo da record, ha avuto le sue negligenze perché si poteva muovere prima e l'abbiamo detto 100 volte, vero? In una scala da 0 a 100 il Lecco ha 20 di colpa e c'è il resto di 80 che va diviso però su tutte le altre, e non mi pare esattamente una cosa di cui si possa fare a meno e tenere considerazione, quindi ecco che veramente quanto afferma il Consiglio di Stato è articolato e assolutamente ben documentato e via dicendo, quindi tutto è bene ciò che finisce bene per noi. Purtroppo abbiamo perso 2 mesi e mezzo di possibilità sul mercato, possibilità di lavoro, un ritiro svolto con un gruppo che per una buona fetta non c'è più, perché Iniesta non va l'Alessandri, ok, però comunque non fa più parte di questa rosa di fatto. Rossi è andato, Zambataro andrà, Ilaria è andato, Ardizzone andrà, Stang è andato, Ricci è andato, Bonino è andato, Magni è un po' un punto di domanda, nel senso che il Lecco si trova la soluzione giusta, lo cede anche se lui vuole rimanere, quindi capite che il Lecco sarà comunque danneggiato. E il fatto che di non voglia andare a chiedere i danni al Perugia magari per tanti può essere un tirare la corda, ma il Perugia ci ha causato dei danni seri, in primis quello di aver saltato la coppa, che ha giocato il Foggia col Catanzaro e ha perso, però al di là del risultato sportivo che poi interessa molto 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 relativamente, il Lecco ha perso la possibilità di andare a giocare con una squadra di Serie A, di fare incasso, di essere in televisione, quindi c'è il danno d'immagine, via dicendo. Quindi io onestamente mi sento di dire che Di Nuno faccia bene a eventualmente portare avanti questa battaglia, perché è stato contrastato frontalmente per mesi, c'è stato uno scambio dialettico molto importante con il patron Santo Padre del Perugia, che non ha parlato ieri, invece Canonico ha fatto parlare il suo legale, uno dei suoi legali, ovvero Lo Foco, che ha detto sentenza unica che stravolge il sistema di giustizia amministrativa. Lui sì, era uno di quelli strasicuri che il Lecco avrebbe perso, che il Foggia sarebbe stato ripescato laddove non ci sono le no-if, che le 20 squadre sono una forzatura del sistema, che nessuno ha mai toccato le no-if sul tema delle 22, peccato che ormai in Serie B si giochi da 3 o 4 anni con le 20 squadre, e tra l'altro viva Dio perché 22 campionato extra large, Serie B non finiva mai, con 50 punti non eri salvo.
tra l'altro legale, pensa di poter avere almeno i margini per andare a valutare se c'è la possibilità di continuare questa battaglia, che insomma li ha visti perdere in ogni singolo grado di giudizio. Il prossimo sarà il 4, però è chiaro che il termine del 4 fissato dal TAR del Lazio per la discussione del ripescaggio oggi come oggi diventa assolutamente un'appendice di tutto questo discorso, perché il Consiglio di Stato si porta via tutti quelli che sono stati i mesi di soldi spesi, lungaggini, burocrazia, ricorsi contro ricorsi, attesa, ansia. Non so quanti di voi mi hanno scritto, addetti ai lavori, non addetti ai lavori, tifosi da sa Dio dove, che comunque eravate interessati a sapere quello che stava succedendo a Lecco e all'Ecco. E chiaramente poi noi abbiamo fatto tutto rapidamente, cercando di darvi quante più informazioni possibili e di tenere alto il livello dell'ottimismo, perché ecco, quello come ben sapete è sempre stato alto anche dopo la sentenza, che io continuo a ritenere assurda, del collegio di garanzia del CONI, che ecco, ricordo sempre, avrebbe potuto anche andare in autotutela e contrastare direttamente il parere di questo famoso organo indipendente, che però alla fine alberga presso di loro, quindi insomma non ce ne si può lavare le mani, e non basta non essersi costituiti di fronte ai giudici della giustizia amministrativa per sanare una posizione che continua a essere per me veramente illogica. Detto ciò, dicevo, tutto è bene ciò che finisce bene. Il Lecco rimane, perché non è mai stato tolto, ve lo ricordo, sul sito è sempre stato presente, sul sito della Serie B, e la Serie B ha voluto il Lecco, ve lo ricordo, rimane appunto in Serie B, si prepara e dovrà farlo veramente in tempi brevissimi ad affrontare domenica 3 settembre alle ore 18:30 allo stadio Gaetano di Padova la sua prima sfida dopo 50 anni in cadetteria. L'avversario sarà il Catanzaro. Tra l'altro, comunicazione ufficiale da parte della Lega che è arrivata alle 22:17 di ieri sera, quindi veramente quasi fuori tempo massimo, confermata, ufficializzata la collocazione all'interno del quarto turno di questo Lecco Catanzaro. 18:30 invece Brescia Cosenza si giocherà alle 16:15. Lo stadio non è stato specificato, però ecco, insomma, per noi sarà Leoganeo di Padova, comunque comunicazione ufficiale della Lega. Detto ciò, comunque c'è un'altra questione importante, perché comunque la federazione ha disposto la riammissione al campionato di Serie B 23-24 della società Brescia Calcio SPA, e quindi ha concesso a entrambe le società, quindi Lecco e Brescia, e questo è una questione ufficiale, di poter far mercato fino alle ore 20 dell'8 settembre 2023. Di fatto vale sia in entrata che in uscita, perché, cito, concede alla società Calcio Lecco 1912 il termine fino all'8 settembre 2023 ore 20 per l'effettuazione di acquisizioni di calciatori non provenienti da federazione estera e l'effettuazione di cessioni di calciatori. Quindi sia in entrata che in uscita possono operare l'Eco, e quindi questa è un'apertura anche a tutte le altre società che con l'Eco e con Brescia potranno operare anche in data seguente rispetto a quella della conclusione del calciomercato delle 20 di venerdì 1 settembre. Tra l'altro noi saremo presenti venerdì pomeriggio all'hotel Sheraton di Milano, perché comunque sono sempre giorni molto intensi in cui sappiamo che Fracchiola ha tendenzialmente l'idea di voler fare delle cose importanti. Ufficiale intanto l'arrivo di Luca Marrone, ufficializzato anche dall'Eco. Ve l'abbiamo ufficializzato prima noi, perché insomma abbiamo avuto un'indiscrezione direi bella netta. Abbiamo acquisito la fotografia scattata post firma, un classicone mi verrebbe da dire di questi tempi, di conseguenza abbiamo dato di fatto la notizia
ufficiale, pur ufficiosa, ecco, non prendiamoci diritti che non abbiamo. Poi nella serata di ieri è arrivata invece la comunicazione della società che ha messo tutto nero su bianco. Altre cose di mercato, perché è successo un po' di tutto nella giornata di ieri. Allora, Lecco ha, tanto per cominciare, definito, oltre a quella di Marrone, altre due operazioni: Rossi all'Alessandria, ve lo dicevo prima, Saracco dall'Audace Cerignola in prestito per la Porta. Sapevamo, era già ufficiale di fatto, perché l'aveva ufficializzata di fatto, non c'era stata comunicazione, però comunque la Lega di Serie B aveva già ufficializzato tutto ciò con insomma la comunicazione. Di conseguenza il Lecco ha due portieri, a Marrone, e lavora peraltro perché ha in Fracchiola, come dicevo, l'uomo allo Sheraton di Milano che valuta, e tra l'altro tratta, e c'è anche abbastanza vicino, l'acquisizione di Artur Ionita, che è un giocatore moldavo che magari in tanti di voi avete preso al fantacalcio, perché negli anni di Cagliari era una presa abbastanza sicura, i suoi 3-4 gol all'anno li faceva, è del Pisa e è tornato dal prestito al Modena, però ecco, ha vario mercato in questo momento e Lecco potrebbe veramente fare il colpo per la mediana. Ricordo che Fiordilino è andato alla Feralpi Salò, che in estate ha svincolato Palazzi, probabilmente farà la Serie C a vincere. È arrivata una proposta biennale dal Cesena che insomma è assolutamente interessante. Ci sono altre questioni aperte: Lunetta del Südtirol per la sinistra, sempre Molina che è un jolly per il centrocampo, che si allena con Renate di Garbagnate Milanese. Insomma, aria di casa la sente come, e credo che se si fa la chiamata giusta lo si porta a casa. Ardizzone probabilmente per la Vispesaro in cambio di Zoia e Astrologo, esterno sinistro il primo, mediano il secondo, entrambi under. Si lavora sempre per Crociata, rimane qualche cosa da sistemare ancora con l'Empoli, però io credo che con la sentenza del Consiglio di Stato si riuscirà ad andare a definire questa trattativa. Manca ancora un po' di questioni legate ai bonus per la salvezza, quindi non così facili, perché chiaramente Lecco da buon anno promossa dovrà sudarsela, e sudarsela è come. Rimane comunque da completare la cessione di Zambataro, che piace a Latina, e sapete insomma è anche sul taccuino di Pescara, Monopoli, Lucchese, che insomma lo prenderebbe per dare Rizzo Pin a Lecco, però ecco che se arriva anche Astrologo insieme a Zoe iniziano a essere un po' tantini anche gli under, per quanto la lista sia completabile all'infinito, quindi di fatto mai è completabile. Non bisogna creare poi un assembramento eccessivo all'interno della rosa. Altre cose ufficiali: Galeandro di fatto lo è stato depositato il contratto di un titolo definitivo per l'attaccante ex dell'Alessandria, che ha preso, come dicevo, Rossi, non prende Nesta. E poi Galeandro è destinato al Gubbio in Serie C, quindi ecco, alla fine ha piazzato il controsorpasso sul Cittadella, si assicura un elemento assolutamente interessante, che magari con un altro anno in Serie B fatto bene, così come l'ha fatto ad Alessandria, magari senza soffrire così tanto, poi sarà un elemento futuribile per la prossima stagione, sperando ovviamente ancora di essere in Serie B. Oggi penultima giornata di calciomercato in quel di Milano, come vi dicevo, per quanto poi appunto Lecco ha avuto la possibilità e l'ufficialità sulla proroga che ha chiesto e ha ottenuto. Ultima cosa, tema svincolati: all'esame ex Palermo, che è stato proposto anche in questo caso, parliamo di un terzino di fascia sinistra che avete visto giocare tra Serie A e Serie B con la maglia dei rosanero, e ha finito il suo periodo nel campionato cipriota, e quindi vorrebbe far rientro in Italia. Quindi ecco, rimaniamo attenti anche su questa questione. Ci aggiorniamo domani, vi daremo sicuramente l'ufficialità relativa alle date, alla data che ci darà la Serie B. Si parla comunque di ottobre-novembre per i recuperi, però non andiamo oltre, perché evidentemente mancano comunicazioni, anche indicazioni un pochino più precise.
su queste tre partite da recuperare, perché contenete questo periodo di target. Intanto è cominciata, ecco questo stavo dimenticando, la vendita degli abbonamenti, prezzi notevolmente maggiorati, c'era da aspettarselo. Probabilmente a tanti ha fatto, anzi senza probabilmente, a tanti ha fatto storcere il naso il prezzo della curva nord. Tutti si aspettavano i 200 tondi, si sono trovati 250, però ecco, se poi si prendono quei 50, anche togliendo la partita di Padova, sulle 18 partite, 50 euro diviso 18 partite, ecco, non credo che faccia tutta questa differenza. Quindi tutto sommato prezzi più cari, l'anno scorso però erano molto bassi, e questo va assolutamente tenuto conto quando si valuta. È chiaro che il delta è molto maggiorato, quasi tutti raddoppiati almeno i prezzi, però appunto ripeto che l'anno scorso erano veramente molto molto bassi, si pagava 100 euro la curva nord, che fate un po' voi. L'impianto è anche piccolo, e quindi purtroppo quando la richiesta è tanta, i posti sono pochi, questa è una legge del mercato, e vanno a crescere i prezzi. Si impara, almeno io l'ho imparato alle scuole superiori, quel grafico direi che in questo caso ha fatto vedere la sua applicazione in tema pratico. Più che altro il problema è sulla gestione logistica, perché è un po' un tallone d'Achille. Sicuramente ricordate i grandi problemi in occasione di Lecco Foggia, problemi logistici di organizzazione che si sono venuti a creare. Ieri dalle 15 in poi veramente assalto a Riga Monticeppi, alle 18:30 quando la segreteria è stata chiusa a tante persone è stato consegnato un bollino con un numero, e di fatto è una sorta di lascia passare per oggi della serie: quando arrivi salti la fila con quel bollino perché ti sei fatto le ore di coda nel giorno precedente. E questo lo possiamo dire assolutamente avendolo toccato con mano, considerato che siamo passati dallo stadio e in tanti ci hanno testimoniato questa cosa, questo modus operandi della società, che questo è un invito, non è una critica, si deve strutturare in maniera importante anche su questo tema, perché tante volte nel corso della prossima stagione ci troveremo di fronte a questo tipo di situazioni. Purtroppo quando non si va all'apertura della vendita online, e quando c'è appunto così tanta richiesta come dicevo prima, questo è quasi inevitabile, ovvero intendo le grandi code che si sono venute a formare. Lavorare sull'organizzazione è l'unico modo per riuscire a soddisfare tutti in un tempo che sia un po' più compresso rispetto alle tre ore che tanti ieri hanno dovuto aspettare tra segreteria e botteghino di questo Riga Monticeppi, che continua a lavorare. In ultimo, ricorderete, vi avevamo preannunciato la visita della commissione. Variazione: non è arrivato l'ingegner Carlo Longhi, c'è stata la visita invece sempre per la questione delle televisioni, motivo in più che ovviamente rende da 90 a 100% la possibilità di giocare a Padova, e quindi non è più possibilità, ma di fatto è certezza, per quanto non sia ancora ufficiale, ma sia stato ufficiosamente comunicato già dall'Econ proprio all'interno del lancio della campagna abbonamenti. Visita che dovrebbe visita, sopralluogo, non è una semplice visita, è un sopralluogo ufficiale dell'ingegnere federale, che dovrebbe tenersi poi durante la prossima settimana, più o meno nei giorni della sosta per le nazionali. Comunque vi terremo aggiornati sul tema, perché è chiaro, vi sta a cuore. Io spero che, e anzi credo che per l'Ecco Brescia del 16 settembre, insomma per quel fine settimana, si riuscirà finalmente a vestire a festa il nostro bel impianto. Buona giornata a tutti, forza l'Ecco sempre, e finalmente possiamo dirlo, e che Serie B sia, perché in campo ce la siamo conquistata, 5-2 in finale, e veramente poi il resto fortunatamente sono state tutte grandi chiacchiere.